Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Marco, capitolo 7, versetti 24 a 30. In quel tempo Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma lei gli replicò: Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Parola del Signore. Marco ci racconta l'episodio dell'incontro tra Gesù e la donna greca, e Marco precisa che questa donna era d'origine siro e fenicia, per indicare che lei era pagana, non era una giudea. Dunque Gesù incontra questa donna e lei fa la richiesta a Gesù di guarire la figlia. Gesù si oppone. No, non è possibile, non si può dare il pane dei figli ai cagnolini. Allora, chi sono i figli e chi sono i cagnolini? I figli rappresentano il popolo di Israele. I cagnolini, o i cani secondo le versioni, rappresentano i pagani. Dunque, cagnolini o cani è un'espressione che si usava per indicare, i pagani. Allora, la donna replicò a Gesù dicendo: Sì, è vero, hai ragione, però i cagnolini mangiano anche le briciole che cadono dalla mensa dei figli. E da questo Gesù ammirò la fede di questa donna, come lo fece al centurione. In Israele non ho mai visto una fede di genere, una fede così grande. Dunque Gesù ammirò questa donna e alla fine le ha concesso, la grazia. E la figlia è stata guarita. Allora, questa donna diventa come un paradigma, un modello, della fede ai pagani, e dei pagani, diciamo così, perché vi ricordate, Gesù diceva agli apostoli di non predicare dai pagani, ma prima di tutto da cominciare da Israele, Matteo 10:6. Dunque, non andate dai pagani, ma cominciate prima dalle pecore perdute della casa di Israele. San Paolo, Romani 1:16, lo dice anche, che lui non si vergogna per proclamare la parola, però si comincia prima dai giudei e poi dai greci e così via. Dunque, questo c'è come un ordine: prima si comincia da Israele e poi dagli altri. Allora, Gesù incontra questa donna pagana. E questo incontro è un simbolo dell'apertura del messaggio di salvezza. Per dire, ecco, il messaggio di Gesù non riguarda soltanto Israele, ma ogni popolo, chiunque crede, chiunque veramente aderisce, ascolta e mette in pratica questa parola. La donna, con la sua fede, non vedeva Gesù soltanto come un taumaturgo, ma anche un Signore che è capace di dare la salvezza. E infatti la figlia è stata guarita. Allora, meditando questo brano, mi è venuto un po' in mente ciò che viviamo nei gruppi o nelle parrocchie. Nei gruppi o nelle parrocchie abbiamo delle persone come Israele, che pensa che, ecco, ha la priorità, cioè queste persone pensano che hanno la priorità su tutto e senza di loro non si può fare niente, hanno tutta l'attenzione dei parroci o dei sacerdoti, ecco, tutta la parrocchia nelle loro mani, nessun altro può fare qualcosa, e nei gruppi uguali. Purtroppo, quando arrivano le nuove persone, si crea un po' di gelosia,
po' di invidia e soprattutto quando queste nuove persone si impegnano correttamente nella parrocchia oppure fanno delle proposte belle, buone, che potrebbero aiutare il gruppo a crescere oppure anche la parrocchia a cambiare, no? E questo crea un po' gelosia da parte di chi è abituato a frequentare la parrocchia, dunque Israele. I nuovi sono come i pagani, vengono perché scoprono la bellezza di essere insieme, di vivere in questo gruppo o di appartenere a quella parrocchia, però incontrano qualche volta questo conflitto. Questo conflitto, gelosia, invidia, guerra. Ma serve questo atteggiamento? No, la parola è per tutti. Ma se tu da quando sei in parrocchia, da quando tu appartieni a questo gruppo, non cresci, è colpa tua, responsabilità tua. E qui si può applicare Matteo 21:31. I pubblicani e le prostitute vi passeranno davanti. Se tu non cambi, se tu non accogli quelli che arrivano, se tu non metti in pratica questa parola, non pensi che la tua fede crescerà? Perché spesso queste persone, gli abituati della parrocchia, passano più tempo a vedere gli altri, a controllare gli altri, a fare delle pettegolezze, invece di coltivare la fede, di crescere nella fede, insieme ai nuovi, insieme a tutti quanti che appartengono o in parrocchia o in gruppo. Allora, lasciamo lo spirito guidarci. E poi non giudichiamo anche le persone che non vengono in chiesa. La nostra missione è di predicare la parola anche a queste persone. Non le giudichiamo. Che lo Spirito veramente ci aiuti. Vi auguro una buona e santa giornata. Che Dio vi benedica sempre. Benedica le vostre famiglie, le vostre case, le vostre attività e guarisca ogni forma di malattia. Che Dio vi sostenga. Vi auguro una buona e santa giornata.